Per i greci il caffè è un vero e proprio rito. In Grecia il caffè, il suo consumo, fa parte delle irrinunciabili abitudini quotidiane. Nell'Europa del XVIII secolo le sale da caffè, frequentate da intellettuali, politici e filosofi, giocarono un ruolo fondamentale nella nascita e diffusione delle idee liberali. La Grecia non faceva eccezione. Il greco il caffè non se lo toglie dalla mente, semplicemente, chiaramente, avendo meno soldi, essendo anche con questi capital controls, che per cui era stato un po' il budget limitato, avevi al giorno tipo 50 euro, magari è stato anche quello dove ci pensavano anche sul prezzo del caffè, magari mangiarsi un panino, magari anche quello veniva per cui a influenzare sul budget quotidiano. Conferma Dario, titolare italiano, di un bar nella periferia di Atene. Per i greci il caffè è un vero e proprio rito, consumato fra amici, ma anche in occasioni di lavoro con colleghi e clienti. Da noi si dice pameia caffè, prendiamoci un caffè in italiano. L'importante è incontrarsi. Al caffè si chiacchiera e si discute anche molto, e di questi tempi l'argomento principale è la crisi. Ce n'è da su tutti gli angoli, anche perché forse era la soluzione più facile nei periodi di crisi, adesso che non c'è altro da fare, fare un caffè, perché verranno un po' i conoscenti, un po' la gente fuori, perché in Grecia d'estate non si riesce a stare assolutamente dentro un posto, per cui devi uscire fuori, per cui è facile anche andare nel caffè. Per un greco ci sono varie vie di fuga, ma quella più importante e non sostituibile è quella di prendere un caffè. Per un greco, non prendere un caffè è come se non fosse greco. Il caffè è uno scacciapensieri, specialmente per chi non ha lavoro e al bar cerca di fare passare un po' di tempo seduto al suo tavolino. Ma non c'è un rapporto equilibrato fra il tempo di occupazione di un tavolo e il prezzo del caffè. E i nostri affitti sono alti. In passato, noi proprietari dei caffè abbiamo cercato di abbassare i prezzi, ma l'aumento dell'IVA ci spinge ora nella direzione contraria. Mi sembra che il numero uno, durante la crisi di nuovi locali, sia stati nei caffè. I negozi chiudono e i caffè aprono. Sono tempi duri per la Grecia e la sua gente, sopraffatta dalle difficoltà economiche, piegata da sacrifici spirituali e materiali. Per via che siamo troppi, che c'è meno lavoro, e chiaramente per cui devi fare qualcosa, e l'unica cosa che puoi fare è il prezzo. Una sosta al bar può aiutare per un momento a dimenticare le tristezze della vita. Così, avvicinando la tazzina di caffè alle labbra, i greci compiono un gesto abituale, dal significato quasi atavico, sospeso nel tempo e nello spazio, lontano da ogni pensiero di crisi.